Ce l'ho fatta! Mamma, non è sembrato anche a te di sentire la voce di Mowgli? No, cara, sarà stata una tua impressione. Eppure io l'ho sentita benissimo. Era Mowgli e diceva: ce l'abbiamo fatta, evviva! Quella parte. Quel dannato selvaggio questa volta è esagerato, ora vedrà. Gli daremo una lezione coi fiocchi. Ora è proprio finita. Allora, cosa ne facciamo di lui? Già, è un bel problema. Perché non lo portiamo nella foresta e non lo esponiamo a tutti gli altri? È un'ottima idea. E potremmo anche organizzare una grande festa per il nostro eroe. Allora, Mowgli, che ne dici? Mi dispiace molto, amici, ma purtroppo devo portarlo al villaggio, così tutti vedranno che è morto. L'ho promesso a un certo Buldio che di sicuro sta aspettando. Ah, è chiaro che tu e questa ragazzina vi siete messi d'accordo. Siete tutti testimoni che mi hanno dato del bugiardo. Stammi bene a sentire. Nessuno ti crederà a meno che tu uccida quella tigre e ne porti al villaggio la sua pelle. Allora, cosa decidi? Mowgli, sta attento. E va bene, ve la porterò. Eh? Mm. Ucciderò Shere Khan e lo porterò qui, signor Buldio. Così tutti vedranno che ho ragione, anche lei. Staremo a vedere, ragazzo. Cerca di metterti bene in mente che hai solo due possibilità. O mantieni la tua promessa, oppure ti strapperò la lingua che mi ha offeso con le mie mani. Te lo garantisco. Ora avete capito, amici, perché è indispensabile che io porti Shere Khan al villaggio. Non preoccuparti, puoi farne tutto ciò che vuoi. Dopotutto, questa è una tua preda. Grazie, Akela. Akru, Sura, voi mi aiuterete, vero? Mm-hmm. Senti, Mowgli, vorrei chiederti una cosa. Capisco che tu debba mostrare Shere Khan agli umani, ma dopo non si potrebbe riportarla nella foresta. Giusto, facciamola vedere a Lala. Smettila, Akru! Penso proprio che dovresti farlo, Mowgli. In fondo anche Luri ha tanto aspettato questo momento. Va bene, lo farò, amici. Ah, è bello sapere che dopo tante avventure il nostro Mowgli tornerà nella giungla. Già. Allarme!
Allarme, amici! Un gruppo di umani si sta dirigendo qui! Eh? Via tutti! Bene, eccoli là. Avanti, muovetevi, andate a contare i bufali. E così, finalmente hai mostrato il tuo vero volto. Non sei altro che uno sporco ladro di bestiame. Ma si può sapere cosa sta dicendo? Io non ho rubato niente, sono del signor Boggy. Chiudi il becco, non sono tutti suoi. Ce n'è uno, anche mio e del signor Pilli, se lo vuoi sapere. Eh? E questa cosa sarebbe? Non è possibile, questa è la tigre mangia uomini. Certo, è Shere Khan. L'ho uccisa come avevo promesso e voglio la ricompensa. Ah sì, e l'hai uccisa tutta da solo? Signor Buldio, da un calcolo approssimativo i suoi bufali ci sono tutti, quindi sembra che sia tutto a posto. Ehi voi, venite a vedere! Questa era la tigre mangia uomini. È un esemplare enorme. Però è strano, quella bestia è piena di bruciature. Certo, l'ho uccisa io, con il bastone dal fiore rosso. Eh? Ah, l'avresti uccisa con la torcia, vero? Ma allora chi le ha fatto quel taglio in gola? Sono stato io, ho usato questo. Me l'ha dato il signor Boggy. Avete sentito che bugiardo vuol farci credere di averla ferita con quel temperino? Da quando in qua un ragazzino può uccidere una belva? Sì, ha ragione il nonno. Mowgli ha mentito. Non ce l'avrebbe mai fatta da sola ad accoltellare la tigre, non è vero? Proprio così, quel selvaggio non è altro che un bugiardo. Statemi a sentire. Cerchiamo di capire che cosa può essere successo. Qualcuno di voi vada a dare un'occhiata a quelle due iene morte. Voglio sapere come sono ridotti i loro corpi. Guarda, guarda. Allora, parla. Secondo me sono state incornate da bufali. Hanno delle profonde ferite che sembrano proprio fatte da corna. Non mi meraviglia affatto, lo sospettavo. Quando siamo arrivati c'erano solo i bufali e questo selvaggio. Ma abbiamo scoperto che non può essere stato lui. Ehi, voi cosa dite? Che ve ne pare? Io dico che quel ragazzino è un bugiardo. Adesso te lo faremo pagare, bugiardo. Lui è così, ha cercato di imbrogliarci. Io non gli credo. Finalmente il mio nonno ti ha smascherato. A quanto pare la vita nella giungla fa diventare bugiardi. Già, è vero, Noog. Quello lì è un selvaggio e un imbroglione. Il signor Buldio ha detto la verità. Queste ferite sono state fatte da corna. Sicuramente i bufali, sentendosi in pericolo, l'hanno caricata. Una cosa è certa, un ragazzino da solo non ce l'avrebbe fatta. E poi come sarebbe riuscito a uccidere anche le due iene? Adesso vi dico com'è andata. La tigre mangiatrice di uomini è stata sicuramente uccisa dai bufali del villaggio. Siete d'accordo? Non vi pare l'unica spiegazione possibile? Certo, siamo tutti solidari con lei, signor Buldio, non è vero, amici? Certo, sono i bufali che l'hanno uccisa! Allora è come se avessimo ucciso noi la tigre, siete d'accordo? Quindi le 100 rupie spettano a noi e vi giuro che nessuno dirà il contrario. Ma cosa vuol fare? Questa è la mia preda e lei non può toccarla, non è giusto! Vuoi startene un po' zitto? Adesso questo animale è nelle mie mani. Io brucio sempre i baffi delle mie prede e tu non me lo impedirai. Non può farlo, non l'ho uccisa da solo, mi hanno aiutato. Sono stati i miei amici della giungla. E ora dove sono? Su, moccioso, la vuoi finire di dire sciocchezze, eh? Oh. Ma è la verità. Ora mi hai stancato. Nessuno crede alle tue fandonie. Io non mento e lei non può.
può trattarmi in questo modo. No! Che fai? Lasciami! Ora vedrai. Ti prego, digli di andarsene. Ho mantenuto la mia promessa, signor Bulldio. E domani porterò al villaggio la pelle di questa tigre. Così dimostrerò a tutti che non sono un bugiardo. Voglio vedere la sua faccia quando mi chiederà scusa. Sì, va bene, va bene. Passiamocela, ragazzo! Su, ora è tutto passato. Sì, aiuto, aiuto! Ringrazia la legge della giungla, vecchio. Se non esistesse ti avrei mangiato in un sol boccone. Allarme! Arrivano! Hai visto, Shere Khan? Ci sono tutti. Che emozione. Ciao, Meshua! Mamma, Boghi, avete visto? Ho ucciso Shere Khan!
che non va. Non potrà più far del male a nessuno. Guardate, eccola qui, è la mangiatrice di uomini. Vi ho liberato per sempre da lei. Allora, che cosa vi ha preso? Avete inghiottito la lingua per caso? Come vedete, Bulbio ci ha raccontato un sacco di frottole. Questo ragazzino, invece, ci ha sempre detto la verità. Non capite, ho ucciso questa tigre per voi. Perché non dite niente? È Shere Khan! Non è un fantasma! Ascoltatemi! Per il vostro bene, devo avvertirvi! Il ragazzo è il fantasma di un lupo mannaro! Non vi avvicinate! È uno spirito mangia uomini e potrebbe divorarvi! Sì, certo, è vero! L'ho visto anch'io! Questo piccolo selvaggio comanda le belve e ha dei poteri magici! Questa è la pura verità. Lo abbiamo visto comandare i lupi, gli orsi e anche una pantera. Ah. È stato terribile. E insieme a loro c'era anche un enorme serpente. Nel frattempo il selvaggio aveva assunto le sembianze di uno di loro. È uno stregone pericoloso. Vi posso assicurare che in tutta la mia vita non avevo mai assistito a una scena così terrificante. Cacciamolo via, è un mostro pericoloso. Ma perché dite simili calunnie? Il mio ragazzo è buono e generoso. Non potete cacciarlo via ora che è finalmente tornato da me. Vi prego, non date retta a Bulbio e alle sue bugie. Il mio amico Mowgli è un essere umano in carne ed ossa. Taci, strega! L'ho visto io con i miei occhi esercitare la magia. È un essere malvagio. Cacciamolo via! Via di qui, maledetto! Se restassi saremmo sempre in pericolo. Certo! Io ti maledico, lupo in veste di uomo! Nasconditi nel folto della giungla, o malvagio! Vattene immediatamente da questo villaggio! Va via! In nome del grande Shira, protettore degli uomini buoni, ti ordino di andare via, maledetto! Via! Via! Vattene via! Via di qui! Via, non costringermi a sparare! Lei non lo farà! Dovrà prima uccidere me! Togliti di mezzo, Meshua! Ah, è così, eh? Guarda che non mi faccio scrupoli! Su, coraggio! Ora va via! Fai quello che ha detto lui, Meshua! Sta tranquilla! E qualunque cosa accada, ricordati che sono sempre stato onesto! Salutami il nonno, la mamma. Sono sempre stati gentili con me. Anzi, meravigliosi. Non mi dimenticherò mai. Allora, addio, amica mia. Aspetta, Mowgli! Addio, addio figliolo! Fermola! Metti giù quella pelle! Appartiene a me! Guarda che se non lo fai, sparo! L'hai voluto tu! Ti sanno
venendo addosso! Scappiamo! È finita, ora possiamo andarci. Non te ne andare, amico mio. Torna qui, Mowgli! Devo farti i miei complimenti, figliolo. Sei stato un vero eroe. Saranno tutti felici del tuo ritorno nella giungla, Mowgli. Ah, certamente. La mamma sarà senz'altro la più felice. Già, hai ragione. Allora, Mowgli, mettiamo la pelle sulla roccia. Certamente, come no. Così tutti gli animali che passeranno di qui la potranno ammirare. Sarà una festa magnifica. Vostro padre sarebbe stato molto orgoglioso di voi. Bentornato, Mowgli! Oh, grazie, Chi!